questa puntata, per il nostro abituale appuntamento con gli itinerari dell'Italia in camper, ci spostiamo in Toscana, una regione che abbiamo più volte visitato e consigliato a quanti seguono questa rubrica. Andiamo alla scoperta di Monte Rigioni, che è senza dubbio uno dei più classici e noti borghi murati italiani. Si trova nella provincia di Siena, circa a metà strada fra il capoluogo e Colle Valdelsa. È facilmente raggiungibile con la superstrada Firenze-Siena dall'uscita omonima. Monte Rigioni, per la sua bellezza e per la sua posizione, ha una naturale vocazione turistica. Ogni anno viene visitato da circa 70.000 turisti e si può affermare che il primo turista illustre è stato Dante Alighieri, che ne fa cenno addirittura alla sua cerchia tonda nella Divina Commedia. Le mura, pressoché intatte, coprono una lunghezza di 570 metri e sono intervallate da 14 torri e due porte. La Porta Franca verso Siena sorge alla base di un torrione, mentre quella di San Giovanni verso Firenze si apre nelle mura ed è difesa da una delle torri del perimetro fortificato. Il borgo fu costruito dai senesi negli anni 1213-1219 su una collinetta a dominio e sorveglianza della via Cassia Francigena. La sua posizione ideale consentiva di controllare le valli dell'Elsa e dello Stagia in direzione di Firenze, storica rivale di Siena che in quel periodo stava espandendo a vista d'occhio il suo territorio. Il borgo che vediamo oggi è essenzialmente autentico, non essendo, per fortuna, stato oggetto di speculazioni edilizie turistiche. Le uniche modifiche al suo aspetto avvennero ai primi anni del XVI secolo, quando, per cercare di adeguarsi allo sviluppo delle nuove armi da fuoco, furono abbassate alcune torri, che in seguito sono state poi rialzate di nuovo. Molte volte è stato scelto come cornice per girare film e spot pubblicitari. Ma l'immagine di Monte Rigioni è famosa nel mondo anche per un altro motivo. Il castello, che è la corona che cinge la testa all'effigie dell'Italia in virtù della sua emblematica inespugnabilità. Le leggende parlano infine di cunicoli sotterranei e di passaggi segreti che collegavano il castello con le fortificazioni vicine, e si parla addirittura di una strada sotterranea che arrivava fino a Siena.